Un patrimonio che rischiava di andare perduto, uno scrigno della memoria che viene riaperto e il suo contenuto liberato, diffuso e reso immortale dall'arte. Diventa un film documentario, la missione di Francesco Loturo, pianista e compositore barlettano che ha dedicato 30 anni della sua vita alla ricerca di musica composta nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Si chiama Il Maestro, diretto dal regista Alexandre Valenti, ed è stato proiettato ieri sera in prima visione mondiale nel Cinema Paulillo di Barletta. Il film mostra il lungo viaggio nella memoria di Francesco Loturo alla ricerca di manoscritti e spartiti che con la fine della guerra erano andati perduti, dispersi, in molti casi abbandonati e dimenticati. Sono documenti di inestimabile valore, musica scritta su qualsiasi mezzo di fortuna da uomini, donne e bambini ridotti a fantasmi nei campi di sterminio e che all'orrore del loro sistematico annientamento hanno opposto la resistenza e la vitalità di melodie, canzoni e sinfonie. Sin ad oggi Loturo ha raccolto più di 4.000 composizioni musicali, alcune delle quali il maestro barlettano ha voluto eseguire ieri sera prima della proiezione del film. I maestri sono loro, i maestri sono questi uomini coraggiosi, questi giganti che hanno nelle situazioni più impensabili scritto dei capolavori, e quando dico capolavori intendo la piccola canzonetta, come il piccolo pezzo sacro, il pezzo per pupazzetti, per spettacolo di marionette, oppure le grandi opere sinfoniche, teatrali, scritte in prigionia militare, civile o politica. Uomini che ci hanno dato la misura di cosa significa essere uomini, cioè mai rassegnarsi alla vita, alla morte fisica, e dare il meglio di se stessi nelle situazioni più tragiche, e soprattutto quando l'uomo sente di stare a perdere la vita, canta, suona. Lascia testamento, un musicista che testamento può lasciare se non le spartiti, sinfonie, sonate, musica da camera? Il maestro è stato prima un libro, pubblicato diversi anni fa e finito casualmente tra le mani di Alexandre Valenti, che ne rimase letteralmente conquistato. Il regista argentino volò alla volta di Barletta per conoscere personalmente Loturo ed iniziare con lui l'impresa di trasformare la sua ricerca in un film documentario. Questo si può parlare non come una cosa passata, questa musica è una musica per il futuro. Questa musica c'è un senso nel futuro. Perché? Perché se puoi sapere che questa musica rappresenta più che noi abbiamo immaginato, è la resistenza dell'uomo davanti all'estremismo terribile che è stato come il nazismo, ma anche per il futuro, capire per i giovani questi valori che riferma. E oggi possiamo vedere, liberare questa musica davanti a un pubblico che è tutto questo che Francesco fa, il suo lavoro c'è senso quando questa musica è suonata e ascoltata. L'immensa opera di Loturo non rischierà di andare perduta. Grazie ad un progetto comunale vincitore di un bando ministeriale, un'area dell'ex distilleria di Barletta sarà trasformata in cittadella della musica concentrazionaria. Daremo a questa musica una metropoli di 9.000 metri quadri, biblioteca, museo, teatro, campus, libreria e teatro all'aperto. Cioè, questa musica si riprende tutto con gli interessi dopo 70 anni. Avrà una città, una sua Bayreuth. Un luogo dove chiunque vuole può venire ad ascoltarla, a studiarla, a eseguirla, ad analizzarla, ad affrontarla come se fosse una letteratura, perché ormai questa musica ha tutti i profili di una letteratura.